Buongiorno, oggi parleremo delle fasi più delicate in relazione agli attacchi patogeni. Il cambiamento climatico sta portando sempre di più ad un lento adattamento delle piante a questi cambiamenti, ma a un rapido adattamento dei patogeni rispetto appunto alle variazioni di temperatura, di umidità e di tutti i fattori climatici. Infatti, ciò sta portando anche alla scelta di metodologie e tecniche che permettano di rendere più sostenibili e ridurre i trattamenti in agricoltura. Ed è proprio per questo, ad esempio, che Elysian sta utilizzando dei metodi di difesa che si basano sui sistemi di supporto alle decisioni. Infatti, grazie ai sistemi di supporto alle decisioni di Elysian, è possibile prevedere l'attacco dei patogeni grazie anche allo studio della fenologia della pianta. I dati ottenuti poi verranno presentati al cliente sotto forma di notifiche, quindi con un testo, che ne permette la lettura e aiuta appunto i produttori a prendere delle decisioni. Per quanto riguarda i danni che si hanno nelle principali fasi fenologiche, sappiamo che i principali patogeni realmente nocivi nei nostri areali, soprattutto il centro-sud Italia, sono mosca, tignola e occhio di pavone e lepra. Questi sono anche quelli che vengono studiati da Elysian. E appunto, andando alle fasi fenologiche, abbiamo che già con temperature tra i 16 e i 22 gradi, una buona umidità relativa e una buona bagnatura fogliare, quindi siamo nella fase del germogliamento, già si hanno attacchi sottoepidermici dell'occhio di pavone. Infatti, queste sono le condizioni primaverili sono quelle migliori per l'accrescimento dei funghi. Infatti, la lepra ha un accrescimento a temperature leggermente più alte dell'occhio di pavone, ossia tra i 22 e i 24 gradi centigradi, e infatti la troviamo più attiva nella fase della mignolatura. Con l'aumento delle temperature, invece, cominciamo ad avere gli attacchi di mosca e tignola. Questi avvengono in post fioritura e in allegagione. Infatti, la tignola attacca tra maggio e giugno e depone le uova all'interno della polpa dal peduncolo. Infatti, le larve si accresceranno all'interno dell'oliva ancora morbida, ancora si dice allo stadio erbaceo, dove appunto non è ancora presente il nocciolo e la polpa molto morbida. Per quanto riguarda invece gli attacchi di mosca, avvengono leggermente più tardi, quando le temperature appunto ottimali si aggirano tra i 16 e i 30 gradi centigradi e siamo nella fase di indurimento del nocciolo. Per quanto riguarda la fase estiva, siamo a un momento di pausa per l'aumento delle temperature, infatti i funghi riducono il proprio accrescimento sopra i 25 gradi, la tignola sopra i 30 gradi e la mosca sopra i 32 gradi. Per quanto riguarda i danni, invece, l'occhio di pavone porta a filoctosi delle foglie, quindi caduta anticipata delle foglie, e invece la lepra porta alla mummificazione completa della drupa. Per quanto riguarda invece gli inoculi, possiamo ricordare che l'occhio di pavone, appunto attaccando principalmente le foglie, sverna come inoculo all'interno delle foglie. La lepra all'interno dei frutti e per entrambe possono stare sia ancora sulla pianta che a terra. Per quanto riguarda invece la mosca, questa svernerà come pupa all'interno dei residui dei frutti, principalmente a terra, e la tignola invece svernerà come generazione fillofaga, quindi che attacca le foglie, all'interno delle foglie stesse. Grazie e arrivederci.